Tutti hanno il dovere di rimboccarsi le maniche. Il nostro dovere, quale che sia la nostra collocazione politica, è di operare per il bene dell'Italia e per costruire la ripresa dell'economia, facendo ciascuno la propria parte, ricordando che la stabilità politica è da sempre l'arma vincente contro la speculazione. Onorevoli colleghi, in conclusione, nessuno nega la crisi, tutti dobbiamo lavorare per superarla. State ascoltando un imprenditore che ha 3 aziende in borsa. E che quindi è nella trincea finanziaria, consapevole ogni giorno di quel che accade sui mercati.